del Signore. Alleluia, un canto di acclamazione al Signore, cari fratelli e sorelle, che precede e accompagna anche la proclamazione della parola di Dio, in modo particolare del Vangelo, che è una buona notizia, quello di un Dio che ci ama, si è incarnato e ci associa alla sua gloria con il Regno dei Cieli, l'accesso al Regno dei Cieli, il Paradiso, nel quale però non si va in carrozza. Diceva Sant'Agostino, l'abbiamo celebrato il 28 giugno scorso, ormai 28 agosto scorso, colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Quindi ci sta questa cooperazione, collaborazione dell'uomo al piano di Dio, che non vuole la morte del peccatore, ma la sua conversione e la sua vita, come risposta meritoria al premio eterno. Perché vi dico tutte queste cose? Perché oggi la liturgia della parola ci presenta il nesso forte tra amore e sofferenza. Può sembrarci quasi un ossimoro, può sembrarci quasi una contraddizione, perché noi abbiamo un'idea dell'amore come rose e fiori, come qualcosa di sdolcinato, come qualcosa nella quale tutto deve andare necessariamente bene. Invece non è sempre così, anzi amore significa spesso, ma me lo insegnate nella vostra quotidianità anche come persone sposate, come padri e madri di famiglia, io lo sperimento come consacrato, come sacerdote, amare significa anche soffrire, anzi soprattutto soffrire. Si soffre per i figli quando non camminano per la retta via, quando sono ammalati, quando sono vittime di qualche ingiustizia, in maniera speculare i genitori ne soffrono, ma si soffre nel senso che si fanno dei sacrifici anche per accontentare le persone che si amano, anche per incoraggiare le persone che si amano, anche per sostenere le prove delle persone che si amano, ed è questa la vera prova di amore, eh? E Maria ce lo insegna. Maria, la creatura più amata da Dio, eletta e diletta, diletta significa amata, eletta, scelta dal Signore, non è stata risparmiata dalla spada del dolore preannunciata dal vecchio Simeone quando Gesù venne presentato al Tempio, che le trafigge il cuore, e anche iconograficamente parlando è così che ci viene presentata la Madonna addolorata, che celebreremo tra qualche giorno, il prossimo 15, festa di Maria Addolorata, preceduta dalla festa dell'esaltazione della croce, il 14 settembre. Oggi, 12 settembre, nome di Maria, come dicevamo, un nome che significa amata da Dio, ma significa anche mare di amarezza, significa anche colei che viene messa alla prova, colei che deve essere forte, colei che ha esercitato tutte le virtù in maniera somma, perché Maria è la risposta più bella, perfetta all'azione di Dio che ama. Maria risponde con il suo sì dell'Annunciazione al Signore attraverso la mediazione dell'Arcangelo Gabriele in maniera pronta, generosa e amorosa. Allora ognuno di noi oggi, qui adesso, questa sera, alla luce di Dio che ci parla, e all'uomo che, a Dio che parla, l'uomo è tenuto all'obbedienza, all'ascolto della fede, dobbiamo chiederci in che maniera noi aderiamo alla volontà di Dio. E il Signore dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Noi crediamo molto spesso che la fede sia semplicemente qualcosa di intimistico, di spiritualistico, senza capire che il cristianesimo e il cattolicesimo in modo particolare esaltano la fattualità. Fatti, non parole, diceva
qualche slogan politico tempo fa o qualche lo slogan di qualche pubblicità. Il Signore vuole i fatti. E questo ce lo insegna oggi San Giacomo nella sua, cioè non nella sua, nella sua lettera, che è la nostra, ecco, della liturgia della parola, seconda lettura. Mostrami la tua fede. Senza le opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Un passaggio che a me piace molto, molto interessante, nel quale mi ritrovo pienamente, perché poi su questa grammatica si può anche costruire che cosa? Una teologia, che è quella, lo dico e lo ripeto, dell'aderenza dell'uomo al progetto di Dio di amore e di santificazione su di lui. Ma attraverso i fatti, ma quali sono questi fatti? Come possiamo rispondere all'amore di Dio? E qui viene il dunque. Isaia ce ne parla oggi nella prima lettura, a proposito di quell'uomo che non si sottrae alle vessazioni dei malvagi. Gesù ancora più forte rincara la dose quando rimprovererà Pietro, che vorrebbe risparmiargli ciò che Gesù annuncia, il disprezzo e la condanna degli anziani, la sua crocifissione e morte, addirittura apostrofandolo come Satana. Satana, eppure San Pietro, allontanati da me. E allora, per noi, amare significa innanzitutto imparare ad amare. Significa innanzitutto una pedagogia, che non è quella, io non voglio farmi maestro di nessuno, non sono padre biologico di figli, lo sono in senso spirituale, ma significa non dire sempre sì, non accondiscendere sempre ai capricci. Perché quando si dice sempre sì, meschinito, sì, ugaruso, ma che fisce, che fa, chi ha? Ecco, si crescono degli smidollati. Purtroppo è così. E ne abbiamo tanto. Noi sacerdoti facciamo tanto di tante di queste esperienze. Di genitori che piangono sul comportamento dei figli, che per mille ragioni, magari il figlio desiderato da tanti anni, magari l'ultimo figlio che è stato ammalato, oppure il primo figlio che porta il nome del nonno, ecco, sono viziati, cresciuti nella bambagia, e poi c'è un'ipoteca molto brutta sulla posterità, che non dà garanzie, almeno strategiche, immediate, di una continuità morale nella virtù e nella capacità di saper rispondere a quelle sollecitazioni che la vita ci offre. Alle volte anche il venire a messa, a meno che io non abito a fianco alla chiesa, però c'è anche chi sta a fianco alla chiesa e non viene in chiesa, è un sacrificio. Fare quel chilometrino, quel mezzo chilometro o quei 10 chilometri è un sacrificio, ma si parte da lì. Sacrificare quell'oretta, poi quando io faccio l'omelia un poco più lunga, ma adesso mi sono abbastanza calmato, ecco, sacrificare quell'ora e mezza, quell'ora e un quarto per la messa, anche questa è una manifestazione di amore al Signore, perché è per il Signore che si viene in chiesa, mica per il parrino. Io non è che c'ho il negozio, apro la bottega e c'ho la cassa e faccio gli scontrini e devo presentare un fatturato a fine mese, assolutamente no, state tranquilli. Ecco, si viene per il Signore, anzi vi dirò di più, me la vendo questa idea. Se qualcuno non venisse più in chiesa per il parrino, vuol dire che non è mai entrato per Gesù Cristo nella chiesa. Ecco, quindi dobbiamo veramente darci da fare, così per la scuola, così per il lavoro e così per tutte le altre manifestazioni della nostra vita, le nostre relazioni. Perché non solo verso Dio, ma le volte anche verso il prossimo, noi bussiamo alla porta, facciamo il colpo di telefono, si dice così, sì, le coup de fil si dice in francese, in italiano non so se si dice così, la chiamata, facciamo la chiamata telefonica solo quando abbiamo bisogno. È vero, non per tutti, grazie a Dio non per tutti, però ci ricordiamo del prossimo solo quando c'è un bisogno, ma nostro, non del prossimo, un bisogno nostro. Allora ci ricordiamo di quella persona che magari ha sofferto un lutto, che magari è stata malata, che magari ha perso il lavoro, che magari si è lasciato col fidanzato, con la fidanzata, col marito, con la moglie.
ma chiamiamo per chiedere qualcosa per noi. E allora questo ci dice la liturgia della parola oggi, Il mio orologio mi dice 10 minuti di omelia, va bene, non ci prolungheremo più di tanto. E allora chiediamo a Maria, con questo bel nome, auguri a tutte le Maria qui presenti, e derivati. Vedo tante signore che portano il nome di Maria, noi tutti frati abbiamo il nome di Maria, pochi ci hanno fatti auguri, ma non fa niente, perché voi ci conoscete soprattutto per il nostro primo nome, giustamente, ma tutti, come consacrati alla Madonna, con il voto mariano, il nostro quarto voto, come francescani dell'Immacolata, portiamo il nome di Maria. E quindi, esprimendo e formulando i nostri voti a tutte le Maria, li vogliamo formulare a tutti i figli di Dio, quindi a tutti e a ciascuno, nessuno escluso, perché in ognuno di noi ci deve essere questa Maria che accoglie il Signore, che accoglie il prossimo con un sì, vi siete ricordati? Pronto, generoso e amoroso. Un sì pronto, generoso e amoroso. Siano lodati Gesù e Maria.